subito la partenza. Salutino Silvio a favore di telecamera. Questa è soltanto la colonna per andare alla partenza. Mancano pochi minuti ormai alla partenza. Bocca al lupo. Ecco qua il momento della partenza. Per il momento vedete che l'andatura è molto blanda. Iniziamo a scaldare i motori. Eccolo qua, via! Per andare un po' più velocemente. Questo qua che vedete davanti a me, anche se sembra un cadavere, in passato ha vinto delle gare molto importanti. Capolongo. Il gruppo si sta sfoltendo adesso. Ecco qua, siamo in coda al grande Alex Zanardi, veramente un mito. Grande Alex, grandissimo. Ecco qua che finalmente prendo qualche volto conosciuto, Patron, Sportful e Castelli, Alessio Cremonese e più volte campione olimpico Silvio Farmer. Eccoci qua a ruota di un grande azzurro della mountain bike. Fulvio Scola, ecco, ci siamo giunti a ruota del ciclista nazionale Davide Cassani. Per favore un saluto per Castelli, Davide. Ciao. Grazie. Inizia lo spettacolo del passo sella. Qui veramente passiamo quasi in cima al passo sella. E voilà. Incredibile. Qua che arriviamo nel culo, nel senso della parola, del campione olimpico Cristian Zorzi, nonché grande amico. Ciao Castelli! Qui siamo quasi in cima al Gardena, uno spettacolo. Dante Arcetti, dove sabato scorso al mondiale marathon ho partito purtroppo le pene dell'inferno. L'allineamento passo il Gardena. Mi tocca fermarmi a fare rifornimento. Acqua. Acqua. Riempito una borraccia d'acqua, due bei sorsi di coca. Adesso prendiamo un gel prima del Jau. Le prime rampe del Jau sono veramente dure. Adesso stiamo arrivando al passo Jau. Salita più dura di oggi. Stiamo arrivando sul Valsarego. Eccolo qua. Questo è l'ultimo muro durissimo del Valparola. Adesso ragazzi siamo alla villa. Per questi ultimi 3 km ho trovato anche un traino Castelli francese. Mahé Clement, ultimo chilometro, finalmente arrivo. Questo invece è un po' quello che si vede all'arrivo, una festa, tutti sono contenti di avercela fatta, e anch'io.